Ok, vediamo fare un po' di esercizi riassuntivi di idrostatica, cioè sull'equilibrio dei fluidi, e occupiamoci degli esercizi di fine capitolo. Cominciamo da questo. Il testo dice: vuoi costruire un torchio idraulico che sollevi una massa di 1000 kg. Infatti mi scrive la massa M, 1000 kg. Ok? Con una forza di 350 newton. F 350 newton in corrispondenza di un tubo di diametro 4 decimetri. Chiamiamolo D piccolo. Okay. Qual è l'area della sezione del torchio idraulico su cui porre una massa, la massa da sollevare? Allora, quelli sono i dati del problema. Cosa ci chiede il problema? Beh, hai il famoso torchio idraulico che, come ricorderete, è fatto da quello che altrimenti chiameremo due vasi comunicanti. La massa da sollevare ci conviene metterla su quello che ha il diametro piccolo o quello che ha il diametro grande? Certo, perché? Perché così guadagniamo in forza. Il sistema diventa efficiente, diventa vantaggioso. Per cui mettiamo che sia il bordo, la superficie libera del fluido col suo tappo, mettiamo la nostra massa qua sopra, questa è la nostra massa M. Ok? Questo chiamiamolo il ramo 2 del nostro torchio e questo sarà il ramo 1. Quindi noi vogliamo agire sul ramo 1 con una forza F1 che vale 350 newton e il diametro del vaso 1 è 4 decimetri, quindi il raggio, chiamiamolo R1, fatemelo scrivere qua a fianco, ecco, è di 2 decimetri, cioè 0,0, no, 0,2 metri. Ok? La domanda è quanto deve essere grande il vaso 2? Quindi, per esempio, chiede cosa, mi ricordo bene la superficie o il diametro, fatemi riguardare il testo. Qual è l'area? Quindi qual è l'area della sezione 2? Ok? Quanto deve essere grande? Qui immaginate di avere un liquido opportuno, non importa quale, normalmente è un liquido oleoso. Allora, se io voglio mantenere con la forza F1 voglio bilanciare il peso, sollevare, M significa bilanciare il peso di M, con M che vale 1000 kg, e sfrutto il torchio idraulico, che principio utilizzo in realtà? Che fenomeno fisico c'è qui sotto? Quale legge fisica risolve il problema? La pressione è una grandezza fisica, non è una legge fisica. È coinvolta nel quel principio che coinvolta la pressione, certo. Ma quale legge fisica metto in gioco qui? Posso vederlo in realtà in due modi diversi. Il principio di Pascal, cioè il fatto che se io esercito una pressione, una forza e quindi una pressione su una superficie del fluido, questo aumento di pressione si trasmette in tutti i punti del fluido, in particolare sul pistone del ramo 2. Quindi la pressione, scusate, voglio scrivere in nero, la pressione nel ramo 1 vale quanto la pressione nel vaso 2. Ma a sinistra, nel ramo 1, la pressione vale F1 diviso l'area 1, l'area di questo condotto qui. A destra la pressione è F2, che è il peso della massa M appoggiata sul pistone, diviso l'area A2. F2, ripeto, è il peso di M, quindi sarà M per G. Nel caso nostro specifico vale 10 alla 3 per chilogrammi per
9,81 newton su chilogrammo, quindi è 9,81 per 10 alla 3 newton. E voglio sollevare, ok, 9.800 newton con una forza di 350 newton, quindi devo avere un sistema molto vantaggioso. Quindi quando deve essere grande a 2, l'equazione che mi risolve il problema è questa, o se preferite questa. Qui l'incognita è a 2, d'accordo? Qui per risolvere questa equazione faccio appello ai principi di equivalenza. Quindi moltiplico, per esempio, fatemela riscrivere qua sotto, F1 su A1 è uguale a F2 su A2. Moltiplico a destra e a sinistra per A2. Quindi mi ritrovo con A2 per F1 su A1 uguale a F2 su A2 per A2. E quindi qui le A2 le semplifico. Dopodiché, per avere solo A2 a sinistra, devo, siccome A2 è moltiplicato per F1 diviso per A1, devo fare l'operazione inversa, quindi devo dividere per F1 e moltiplicare per A1. Quindi nello specifico moltiplico per A1 e divido per F1. Quindi a sinistra mi rimane solo A2 e a destra avrò F2 per A1 su F1. Attenzione, A1 quant'è? È la superficie del condotto che ha come raggio, cos'erano, 2 decimetri? Sì. Ok, 0,2 metri. Ok? Quindi è pi greco per il raggio al quadrato, R1. Quindi è pi greco per 0,2 metri alla seconda, l'area del pistone su cui agisco con la forza. Dimmi. Sono 2 decimetri, 2 decimi di metro. Quello è il diametro. È chiaro per tutti. E questo mi dà circa, eccola qua, calcolare pi greco per punto 2 alla seconda viene circa 0,1267 metri quadri. Quindi A2, che è la nostra incognita, che varrà F2 per A1 su F1, quindi la troviamo come F2 è la forza da vincere, quindi 9,81 in 10 alla 3 newton per A1, l'area del primo del vaso a sinistra, 0,1267 metri quadri, fratto la forza applicata, 350, mi sbaglio? Sì, 350 newton. Quindi newton e newton si semplificano. E la superficie ovviamente a 2 in metri quadri e otteniamo, allora, 9,81 per 2,67 diviso 350 per 1000, 3,55 metri quadri circa. Ok, andiamo a vedere il testo. Posso anche chiedermi, qui il testo non lo chiede, ma quale sarebbe il raggio di questa superficie? Se volessi R2, devo invertire l'espressione che lega area e raggio. A2 vale
pi greco R2 alla seconda, devo risolvere rispetto a R2. Mi divido per pi greco. E siccome ho il quadrato, devo prendere la radice quadrata. I radicali li abbiamo ancora fatti, li faremo l'anno prossimo. Comunque avete già usato le radici sicuramente nelle scuole medie, quindi R2, il raggio del vaso a destra, quello grande, è la radice quadrata dell'area A2 diviso pi greco. Quindi viene la radice quadrata di 3,5, approssimiamo metri quadri su pi greco, che viene circa, sarà poco più di un metro. Ok, quindi se ho un condotto, un vaso, un pistone a destra di queste dimensioni, riesco con una forza di 350 newton sollevarne una di 9.800. Chiaro per tutti? Sì. Ah, saperlo. Domande? Prego. A1 è 0, punto, abbiamo calcolato qui, 0,1267 metri quadri. Prego. Ok, passiamo al prossimo esercizio. Dice esercizio 1, eccolo qua. Passiamo al 2. Dice: una botte piena d'acqua fino al livello del coperchio, quindi piena d'acqua fino all'orlo, e la pressione esercitata dall'acqua sul fondo della botte è di 7,8 kPa. Da un foro al centro del coperchio si alza un tubo lungo un metro, che inizialmente è vuoto. Prima domanda: qual è l'altezza della botte? Seconda domanda: qual è il valore della pressione esercitata dall'acqua sul fondo della botte quando anche il tubo è pieno d'acqua? Ok? Facciamo un disegno. Perché c'è Prego. scritto 7,8 kPa. Kilo Pascal. Kilo significa 10 alla 3 come chilometri, sono 1000 metri. Così usano questo per abbreviare il testo. Allora, fatemi fare un disegno, ripeto. Abbiamo qui la nostra botte, questo è il suolo. Fatemela disegnare come un cilindro, più o meno. E questa è piena di acqua fino all'orlo. Fino, ecco. Poi qui la botte è chiusa, c'è un'apertura al centro e sopra l'apertura c'è una specie di colonna che è alta un metro. Questa chiamiamola H1, mentre H0 è l'altezza della botte. Ok? Loro ci dicono che il dato dell'esercizio è che sul fondo della botte la pressione dovuta all'acqua vale 7,8 kPa, cioè 7,8 per 10 alla 3 Pascal, kilo punto sono 1000. La prima domanda chiede: quant'è l'altezza della botte? Ok? Qui che legge fisica ci serve? Ci danno informazioni sul contenuto, questa è acqua. Sapete il simbolo dell'acqua, giusto? Perfetto. Questa è acqua, la pressione sul fondo dovuta all'acqua. Quanta acqua c'è sopra il fondo della nostra botte? Quale relazione ci risolve il problema?
No, qui non c'è niente che galleggia. La legge di Stevino. Molto bene. La pressione dovuta all'acqua a profondità H vale la densità dell'acqua per G per la profondità, in questo caso H0. Quanta acqua c'è nella nostra botte? Quindi, se la nostra incognita è la quota, basta dividere per questo coefficiente. L'altezza della nostra botte vale la pressione A sul fondo, dovuta all'acqua, diviso la densità dell'acqua e G. Vi ricordo che la densità dell'acqua, se non dicono altrimenti, è 10 alla 3 kg al metro cubo. Quindi l'altezza della botte vale 7,8 per 10 alla 3 Pascal fratto 10 alla 3 kg al metro cubo. Per 9,81 newton fratto chilogrammi. Ok, attenzione, Pascal sono newton per metro quadro, quindi newton e newton si semplificano, chilogrammi e chilogrammi si semplificano, rimane metri. Facciamo il calcolo e otteniamo, allora, 7800 diviso 1000. 19,81 e viene 0,795 metri, approssimiamo a 0,8 metri, 80 centimetri. Ok? Domande fin qua? Seconda domanda. Dice: qual è il valore della pressione sul fondo della botte se riempiamo anche il tubicino che abbiamo messo sopra la botte stessa? Quindi ricopio il disegno. Eccolo qui. Lo ripeto qua sotto. E immaginate adesso che si è riempito d'acqua anche il tubo. Quindi abbiamo, qui cancelliamo questa parte, questa parte, questa parte, qui abbiamo H0, H1, adesso ci chiediamo qual è la pressione sul fondo dovuta all'acqua. In questo caso ovviamente abbiamo che H1 è 1 metro. H2 è 0,7, cos'erano 9,5 metri, siamo precisi. Quindi, H0, scusate, la pressione dell'acqua sarà dovuta alla profondità totale, cioè quanto siamo profondi rispetto al pelo libero dell'acqua, che è questo. Quindi l'altezza totale è la somma delle due. H è H1 più H0, cioè 1,795 metri, 1,8 metri, no, per semplificare le cose. Quindi la pressione sul fondo vale la densità dell'acqua per G per la profondità totale, quindi 10 alla 3 kg al metro cubo per 9,81 newton su chilogrammi per 1,795 metri. E otteniamo 10 alla 3 per 9,81 per 1,795 sono 1,76,80,95 Pascal, cioè 1,77 in 10 alla 4 Pascal, oppure se preferite 17,7 kPa. Il testo da 18 perché ha approssimato in eccesso la H.
Ok? Approssimarlo a 18 kPa. Domande? Tutto chiaro? Se è tutto chiaro, andiamo avanti, facciamo anche il prossimo. Esercizio 3. Il quale dice: una boa ha una massa di 4 kg e ha un volume di 15 decimetri cubi ed è legata all'estremo di una fune. L'altro estremo è fisso su uno scoglio sul fondo del mare. La boa è, attenzione, completamente immersa nell'acqua di mare, la cui densità è 1020 kg al metro cubo. Quant'è il modulo, cioè quant'è l'intensità della forza che la corda esercita sulla boa? Qual è la tensione della corda? Allora, facciamo un disegno intanto, così rappresentiamo il problema. Allora, qui abbiamo il fondo del mare e abbiamo l'acqua del mare. E sul fondo del mare c'è questa boa, la faccio tonda perché è più semplice. E la boa è legata al fondo del mare da una fune, una corda, ok? Ed è in equilibrio, cioè lì non si muove. Ci chiedono qual è la forza esercitata dalla fune, dalla corda, sulla boa, ok? Allora, ricordate che se ci dicono che qualcosa è in equilibrio, questo significa che la forza risultante vale 0. Il vettore forza risultante. Qui siamo fortunati perché le forze sono tutte verticali, non abbiamo problemi di angoli diversi. Quali sono le forze che agiscono sulla boa? Sicuramente una è la forza peso, fatemi disegnare in verde. Poi c'è sicuramente la forza di Archimede, disegniamola in blu, la spinta di Archimede che è verso l'alto. Ok? Se non ci fosse la corda, la boa cosa farebbe? Andrebbe verso l'alto, cioè vince la forza di Archimede. Quindi la forza esercitata dalla fune sarà una forza che va verso il basso. Qui fatemela disegnare con una freccetta più piccola, chiamiamola F, forza della fune, FF. Ok? Quindi abbiamo che la forza di Archimede viene bilanciata dal peso a cui si aggiunge la forza dovuta alla fune. D'accordo? Da cui deduciamo che l'intensità della forza dovuta alla fune sarà la forza di Archimede a cui tolgo il peso. Chiedo scusa, facciamo così. Il peso, chiamiamola forza peso, perché sennò si confonde con la pressione. È facile. D'accordo? Cosa ci dice il testo? Beh, il testo ci dice che la massa della boa è di 4 kg. Il volume della boa è di 15 decimetri cubici. E la densità rho dell'acqua di mare vale 1,020 kg al metro cubo. Ok, attenzione all'unità di misura. Abbiamo il volume in decimetri cubici. Ok? Va trasformato in metri cubi, perché qui nella densità ci sono metri cubi.
Allora, un decimetro è un decimo di metro, 0,1, meglio ancora, 10 alla meno 1 metri. Ok? Un decimetro cubo è il cubo di questo, quindi elevo al cubo a destra e a sinistra. Vale il principio di equivalenza delle equazioni, quello che faccio da una parte dell'uguale devo farlo anche dall'altra. Quindi ho che un decimetro cubo vale 10 alla meno 1 alla terza e 10 alla meno 3 metri cubi. Quindi il nostro volume V vale 15 decimetri cubici che sono 15 per 10 alla meno 3 metri cubi. D'accordo? Allora, valutiamo le diverse forze. La forza peso è semplicemente mg, cioè 4 kg per 9,81 newton ogni chilogrammo. E viene 4 per 9,81, 39,24 newton. La spinta di Archimede vale la forza peso dell'acqua che occuperebbe il volume della boa, cioè il peso dell'acqua che la boa sposta essendo totalmente immersa. Qui abbiamo la fortuna che dobbiamo distinguere qual è la parte della boa immersa, perché è tutta sotto acqua. Quindi prendo la densità dell'acqua per il volume della boa per G. Quindi 1,020 kg al metro cubo. Per la densità abbiamo appena visto che è 15 per 10 alla meno 3 metri cubi per 9,81 kg, scusatemi, newton fratto chilogrammo. E otteniamo allora 1,020 per 15 diviso 1000 per 9,81, 150,09, 150,1 newton. Vedete che se non ci fosse la fune, la spinta di Archimede è molto superiore del peso, quindi la boa andrebbe sicuramente verso l'alto. Quindi la forza dovuta alla fune, o meglio la tensione della fune, vale la forza di Archimede meno la forza peso, cioè 150,1 newton meno 39, quant'era? 24 newton. Quindi l'intensità di questa forza della tensione della fune vale questo, meno 39,24, 110,85 newton. O 1,1 per 10 alla meno 2. Ok? Domande? Tutto chiaro? Molto bene. Passiamo al successivo, che è il 4. Qui c'è anche il disegno. Dice, un tubo di gomma a forma di U ha un'estremità aperta e una inizialmente chiusa ed è vuoto, cioè dentro c'è aria, insomma non c'è acqua. Si versa acqua nel tubo fino ad arrivare alla situazione illustrata in figura dopo ve la copio. Ok? Adesso copio la figura e dopo andiamo avanti. Quindi abbiamo un tubo fatto così. Un tubo a U. E qui il tubo è chiuso. Dopodiché si versa l'acqua nel tubo. L'acqua sale
sale fino a un certo livello a sinistra e a un altro livello a destra. Qui, attenzione, a destra il tubo rimane aperto. Se prendiamo come riferimento la base della U, questo livello qui, questo è H0, l'altezza a sinistra HS e questa è l'altezza a destra HD, chiamiamola. Quindi l'altezza A del livello a sinistra è di 20 centimetri. L'altezza d'acqua nel tubo di destra è di 34 centimetri. Okay. Ci siamo? A destra è più alto. La prima domanda è: questa situazione contraddice il principio dei vasi comunicanti? Perché se verso l'acqua da questa parte, questa sale meno a sinistra e più a destra, si stabilisce l'equilibrio in questa situazione? Molto bene. Questo non contraddice il principio di vasi comunicanti per quale ragione? Beh, perché in questo, fatemelo scrivere, diciamo in, che ne so, in rosso, ecco, in questo volume del tubo, che qua è chiuso, qui c'è aria, non c'è il vuoto. Quindi qui l'aria si comprime, per cui questa superficie qui è soggetta alla pressione dovuta all'aria in questo ramo chiuso, che sarà più grande di quella atmosferica che è da questa parte, perché lì l'aria non è compressa, è l'aria che troviamo normalmente. Okay? Quindi, prima risposta, questa situazione non contraddice assolutamente il principio di vasi comunicanti. Lo contraddirebbe se il tubo di sinistra fosse, avesse l'apertura aperta, questo sì. I due livelli sarebbero lo stesso se a sinistra questo, il tubo fosse aperto, potesse comunicarsi con l'atmosfera, con l'esterno. Ok? Bene. Quindi chiede, la prossima domanda è la seguente: qual è la pressione dell'aria nel ramo chiuso, quello a sinistra? Quindi quanto vale, questo chiamiamola la pressione interna nel ramo chiuso, quanto vale questa pressione? Anche qui cosa potremmo utilizzare? Beh, possiamo usare per esempio, che ne so, un livello di riferimento. Possiamo usare, gli applichiamo la legge di Stevino e soprattutto l'equilibrio dei vasi comunicanti, riferendoci o a livello 0 oppure a uno dei due livelli, per esempio questo, quello più basso, indifferente. Lavoriamo su quello 0 che fosse più significativo. Okay? Quindi sul fondo, sul punto più in basso del nostro tubo U, c'è una pressione che possiamo calcolare sia usando il ramo di sinistra sia usando il ramo di destra, perché tanto la profondità è la stessa. Okay? Quindi se usiamo il ramo di sinistra, la pressione sul fondo a sinistra vale la pressione sul ramo destro. Dal ramo sinistro cosa abbiamo? Beh, c'è la pressione PI interna alla zona occupata dall'aria, quella che è la nostra incognita, questa parte qui, più, legge di Stevino, la densità dell'acqua per G per il livello, la profondità del ramo a sinistra. A destra cosa abbiamo? Beh, c'è la parte di liquido, che ha una quota HD, quindi ci sarà la densità dell'acqua per G per la quota a destra, più la pressione atmosferica, perché qui il tubo è aperto e su questa agisce l'atmosfera. Vi ricordo che la pressione atmosferica, PA,
è 1,01 per 10 alla 5 pascal, o se preferite 101 kPa. Questa pressione. La nostra incognita è pi con i, quindi basta portare questo termine a destra. Quindi abbiamo che la pressione interna nel ramo chiuso a sinistra del nostro tubo U vale la densità dell'acqua G, quota nel ramo destro, meno densità dell'acqua G, quota nel ramo sinistro, più la pressione atmosferica. Ok? Qui possiamo anche scrivere questo in modo un po' più compatto, rho G per la differenza H a destra meno H a sinistra, più la pressione atmosferica. Quindi abbiamo densità dell'acqua 10 alla 3 kg al metro cubo, G 9,81 newton su chilogrammo, scusate, per le differenze di quota sono 34 cm meno 20 cm fa 14 cm, quindi in metri 0,14 metri, più, di nuovo, scrivo qua sotto, 101 kPa. E otteniamo dalla prima parte 1000, scusate, 1000 per 9,81 per 0,14. Abbiamo 1, allora, 1,373 pascal più 1,01 kPa. Questi in termini di kPa diventano 1,4 kPa, quindi in totale avremo circa 1,02,4 kPa. Questa è la pressione nel ramo sinistro del nostro tubo. Ok? Ci sono domande? Bene. Ultima domanda dell'esercizio dice: se apriamo il tubo, se a sinistra adesso tolgo il tubo, tolgo la chiusura, ok, dove si qual è la quota a cui si stabilisce la nostra acqua? Quindi se il nostro tubo adesso si apre, quindi ha entrambe i lati aperti, a che livello si stabilisce l'acqua? Qui abbiamo sempre acqua uguale a zero. Allora, ovviamente, sempre per il principio dell'equilibrio dei fluidi, quindi il principio dei vasi comunicanti, avrà lo stesso valore a destra e a sinistra. Ok? Ma prima, fatemi segnare in rosso, a sinistra aveva questa quota, a destra ne aveva questa. Adesso il livello è lo stesso in tutti e due. Quindi qui a sinistra sale, a destra scende. Quindi indichiamo con, come abbiamo fatto prima, HD il livello a destra, HS il livello a sinistra e H0 il livello dell'equilibrio, quando abbiamo aperto anche a sinistra, adesso qui aperto e qui anche. Ok? Quindi è ovvio che se il livello è lo stesso a destra e a sinistra, di tanto sale a sinistra, di tanto scende a destra. Quindi a sinistra sale di H0 meno HS, a destra scende di HD meno H0. Le due variazioni devono essere la stessa, perché l'acqua è la stessa di qua e di là. Qui è facile rendersi conto che se sposto H0 a sinistra e HS a destra ho H0 moltiplicato per 2 perché diventa H0 più H0 che vale HD più HS e quindi la quota non è altro che la media dei due livelli precedenti. Quindi sarà
cos'era 20 centimetri, possiamo anche usare centimetri, 20 centimetri più 34 centimetri diviso 2, quindi abbiamo 54, no, sì, 54 centimetri a destra e a sinistra, per cui il valore medio è di 27 centimetri. Ok? Ci siamo? Bene, per oggi ci fermiamo qui.